Ciao a tutti, io sono Sandro Manieri, per chi ancora non mi conosce, e sono il vicepresidente dell'associazione Nardò Calcio. Sono qua e la prima cosa che faccio è portare le scuse del presidente, il dottor Macanna, perché fa parte di un altro mondo e ha un po' di problemi, specie in questo periodo dove c'è tantissimo lavoro. Si scusa, saluta tutti quanti e augura, fa un bocca al lupo alla squadra. Per quanto riguarda invece Leonardo Ranieri, il dottor Ranieri, oggi è stato preso da un impegno di lavoro urgentissimo, si scusa pure lui e alla prossima sarà sicuramente seduto qua insieme a noi. Allora, buongiorno. Se vogliamo iniziare le domande, siamo qua a completa vostra disposizione. Credo che sia più giusto incominciare forse con le domande senza andare a fare monologhi che possono servire o non servire a niente. Abbiamo già accennato qualche elemento del guardiamiglia, Quindi? Un po' come è strutturata la società? Praticamente la società, la SD Nardò Calcio è un'associazione. Dottor Macanna è presidente, io sono il vicepresidente e al momento il terzo consigliere. Dobbiamo riunirci per poi, c'è già qualche domanda di adesione per il terzo consigliere. Al momento il consiglio è formato da due figure, dal presidente e dal vicepresidente. L'organigramma c'è Toni, che conoscete benissimo, che è il nostro direttore sportivo, a cui forse possiamo farlo anche più là, se entriamo nelle questioni tecniche, ma intanto ne approfitto per fargli i complimenti per il lavoro che ha svolto. C'è Totò, che ha degli impegni, Totò Giuranna, il nostro Totò, che ha degli impegni sfortunatamente gravi di famiglia ed è dovuto mancare, e fa pure lui i saluti. Poi ci stanno i nostri amici che ci danno a mano, Toni De Marco, Mimino Zizzari. C'è il capo storico della, non so come chiamarla, della contabilità, non tanto, ma proprio per quello che riguarda quello che sono i regolamenti, la memoria storica, l'esperienza, che è Fernando Vennari. Non ho gli occhiali. Dottore Esposito. Vabbè, io poi dimentico qualcuno, stanno scritti qua. Dottore Calabrese, Antonio Stavani. Che se non mi sbaglio Calabrese dovrebbe essere qua con noi, eccolo qua Antonio. E il Stabane. Poi ci sta lo staff tecnico, senza entrare in merito ancora alla questione tecnica, poi aspettiamo, però lo dico perché è come se fossero parte della società proprio a livello dirigenziale, lo staff tecnico, i ragazzi della Juniores. Praticamente l'unica cosa che abbiamo cercato di fare, perché in questo momento, signori, io rappresento la società Nardò Calcio, abbiamo cercato di fare è quello di mantenere inalterato tutto quello che è stato e che la società, i dirigenti e lo staff tecnico dalla passata gestione, perché mi sembrava giusto e opportuno che da dove si è finito, dopo il bel lavoro fatto l'anno scorso, il miracolo che è stato fatto l'anno scorso, ricominciare per poi andare col tempo a valutare se è possibile migliorare o altrimenti. Era non un premio, non una riconoscenza, ma una giusta riconferma. E senza, possibilmente vorrei chiedere una cosa, la chiedo ufficialmente. Mi chiamo Sandro Manieri, anche durante le conferenze stampa, per favore, Sandro Manieri. Visto, senza girarci tanto intorno. Sì. Ricordiamo tutti che tra fine luglio e inizio agosto, sì, questa società doveva affrontare delle incombenze, ha avuto un bel po' di problemi, sì, a livello finanziario. Sì. Problemi che poi sono stati risolti grazie all'intervento di tifosi infiniti. Stai facendo la domanda o la risposta? Per ora sto facendo la domanda. No, per capire. Sì, ok. Quei problemi sono stati risolti non dalla società, ma dalla terza. Vorrei rispondere io, se gentilmente. Volevo sapere una cosa. Attualmente questa società è finanziariamente può mantenere un campione di Serie B o no? Perfetto. Allora, la domanda è questa, si poteva evitare la premessa, l'avrei fatto volentieri io, ma comunque, ci possiamo dare del tu? Sì, sì. Ti ringrazio per averlo posto comunque.
Noi siamo qua e io credo che la questione più importante al momento sia che è stata organizzata una conferenza stampa alla vigilia della prima partita di campionato. Abbiamo già fatto due partite di Coppa Italia in cui la squadra si è brillantemente superato il turno. Io credo che come buon auspicio e come dimostrazione di quello che è il nostro programma è proprio questo, è la conferenza della prima partita di campionato. È facile, potrebbe essere molto facile dire non abbiamo problemi, sarebbe la cosa più scontata. Vi posso garantire che questa società e questa squadra, il nostro programma, o meglio, cambio un po' un attimino la risposta, il nostro programma sarà fatto in 3 anni. Allo scadere del 3° anno andremo a rivedere i nostri programmi e mi auguro ci siano le condizioni affinché si possa ripensare per altri 3 anni. Quindi se questa società ha la possibilità economica ci risentiamo fra 3 anni. Per dare proprio una risposta e non un qualcosa che possa sembrare o paventare una forma di risposta, per dare una risposta a quello che dicevo, intanto io volevo ritornarci io, ma volevo che fossi stato io, su una domanda molto ovviamente più specifica, a parlare di quello che è successo quei famosi 10 giorni. In quei famosi 10 giorni io ho avuto veramente la fortuna e il piacere di conoscere la tifoseria del Nardò Calcio. Perché praticamente si è passati da non so quale forma di terrorismo si potesse pensare, terrorismo sportivo, si potesse andare a pensare, si è passati a una forma di collaborazione dove i tifosi hanno superato di gran lunga quello che era il proprio dovere. E su questo devo dire grazie e sarà una cosa che non dimenticherò, perché sono quelle cose che poi ti segnano nella vita, che non è soltanto una questione sportiva. E da lì ho avuto il piacere di conoscere anche Michele e qualche altro amico, ma senza fare nomi, senza poi creare torti ad altri. Non so se è stata soltanto passione per il Nardò Calcio, ma ho visto uomini che nel momento del bisogno hanno creduto nel progetto, ecco poi la soddisfazione da parte della società, hanno creduto nella società e hanno dato una grande mano. E non stiamo qua a parlare di come hanno fatto a dare la mano, perché potrebbe essere anche antipatica nei confronti di chi l'ha fatto. Non è il mio ringraziamento, è un riconoscimento, è un segnale di stima che ho nei confronti dei tifosi. E premesso questo, durante il campionato può succedere tutto, perché poi ognuno farà il suo dovere, la società il suo, i calciatori il proprio dovere, i tifosi la loro parte. Potrà succedere sicuramente che la società, potrà succedere, mi auguro che succeda anche sotto una forma di input, di sprono, verrà attaccata ai tifosi. Questo a prescindere potrebbe succedere per qualsiasi cosa, questo a prescindere certamente non andrà ad intaccare quello che è la stima che io ho nei confronti di alcuni dei tifosi, perché certamente non potevano essere tutti quanti presenti, di alcuni dei tifosi che in quei giorni erano insieme alla società a risolvere il problema che è stata l'iscrizione del Nardò Calcio, che abbiamo tranquillamente e brillantemente superato. Per quanto riguarda i risultati, per quello che si prefigge l'aspetto tecnico, diciamo, intanto dovrebbe dare la risposta il campo. Sulla carta noi avremmo fatto, a detta di tutti, a detta dalla, dove sta Michele? A detta dai tifosi è una squadra che può togliersi delle soddisfazioni, però è sempre il campo, sarà il campo il giudice. Possiamo promettere che se, intanto comunque vorrei dire, poi ripeto, eventualmente c'è qualche domanda da fare a Toni, è qua apposta, che comunque la squadra non è completa, sicuramente Toni correggimi se sbaglio, ci sarà qualche, non lo so, si chiamano tagli, è brutto però, qualche uscita e qualche altra nuova entrata. Ancora non è definito tutto quanto l'organigramma, però se noi a gennaio
ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un ulteriore intervento per dare quella tranquillità che ci siamo prefissi come primo anno, siamo pronti a intervenire. Diciamo, la teoria con cui è stata composta la squadra, o perlomeno l'ossatura diciamo importante della squadra, è stata quella di portare a Nardò prima uomini e poi calciatori, perché questa squadra, ringraziando Dio, quest'anno si avvale di 8 ex capitani che c'erano l'anno scorso, perché 8 giocatori di quest'anno sono ex capitani nelle squadre in cui militavano l'anno scorso. Grandi professionisti. Quindi era, diciamo, la teoria è stata utilizzata, è stata quella prima di portare gente che avesse esperienza di questo campionato, perché noi affronteremo un campionato difficilissimo con tantissime difficoltà, tante squadre blasonate, tante piazze che hanno speso, secondo me, oltremodo rispetto anche alla categoria, che non ci scordiamo ancora, è dilettantistica. E quindi la principale prerogativa era quella di portare prima uomini anche nel parco under e poi calciatori, e penso, diciamo, che almeno in questo intento siamo riusciti, perché comunque la squadra sotto il livello della professionalità risponde abbastanza bene, siamo abbastanza contenti. Naturalmente, facendo il mercato, diciamo, in 48 ore, perché poi è vero che c'era un lavoro dietro di già un mesetto già avviato, però, diciamo, tesserando i giocatori in 48 ore c'è stato un piccolo terremoto, perché non è, vi assicuro che non è per niente facile, noi ci siamo chiusi 48 ore in società. E naturalmente un terremoto poi porta come conseguenze tantissimo banco di prova. Vediamo che succede già da domani e ce ne vogliamo di conseguenza. Quindi c'è qualcuno deluso o non spogliato? No, deluso no. Diciamo, portando un po' scottato, forse potrebbe essere scottato. Portando appunto dei giocatori di valenza almeno caratteriale importante, può succedere che qualche calciatore che stia giocando di meno, che stia vedendo magari che ha meno possibilità di giocare rispetto a altri, almeno al loro modo di vedere la cosa, possa aver un po' non creato problemi, perché non ha creato problemi. Però, diciamo, noi siamo pronti, voglio dire, nessuno è insostituibile, il mercato ha ancora una rosa di calciatori importantissimi che vengono anche da professionisti, da squadre importanti di Serie D dell'anno scorso, quindi ci faremmo trovare pronti nell'eventualità ci dovesse essere qualcuno che ci chieda di andare via, o nell'eventualità in cui noi pensiamo di dover portare qualche altra modifica.